a Canapa Mundi è ben rappresentato il mondo della coltivazione biologica, ma anche quella idroponica. L'idroponica è un modo di coltivare che è molto legato all'ecologia, perché necessita di poca acqua. Ci sono dei sistemi idroponici che riescono a utilizzare un ricircolo continuo e quindi insomma è ritenuta insieme alla coltivazione verticale uno degli aspetti del futuro dell'agricoltura. E tra i tanti aspetti di Canapa Mundi ci sono sicuramente quelli culturali che sono sempre in primo piano. In primis la conferenza annuale sulla canapa, una conferenza accademica tenuta da ricercatori e medici, ma anche professionisti di tutta Italia. Ogni anno la conferenza si occupa della canapa a 360 gradi e ogni giorno approfondisce un aspetto nello specifico. Quindi quest'anno il venerdì ci occupiamo degli aspetti medici con un focus sugli aspetti farmacologici, quindi il potenziale del THC e del CBD nello specifico, che sono gli endocannabinoidi più commercializzati e più studiati, e con una prospettiva ad ampio spettro anche rispetto agli altri endocannabinoidi che ad oggi quelli noti sono quasi oltre i 100. Sabato la conferenza si occuperà tendenzialmente delle applicazioni industriali della canapa, e toccando varissimi aspetti, poiché appunto le applicazioni industriali sono molteplici. Domenica invece approfondiremo gli aspetti giuridici ed economici nazionali e internazionali. E approfonderemo la giurisprudenza vigente, le normative vigenti in Italia e il mercato in Italia, con una prospettiva anche verso l'estero, ovvero nei paesi in cui è stata legalizzata, e quindi i risvolti economici e le procedure normative che sono state adottate all'estero.